prima di guardare il video, non dimenticarti di iscriverti e di lasciare un like per supportare il canale. Ogni volta che lavi i piatti e inizi a notare che l'acqua nel lavandino si sta accumulando, significa che lo scarico è probabilmente intasato. Questo problema molto probabilmente finirà per accadere a qualcuno che non è attento e non prende le precauzioni più elementari. Il più delle volte, l'ingorgo avviene a causa di un accumulo di grasso nei tubi. Quando ci acquiamo il grasso nello scarico, normalmente è liquido, ma finisce per solidificarsi e bloccare i tubi. Pezzi di cibo, verdura o bucce di frutta possono anche accumularsi dove i tubi si curvano e impedire all'acqua di scorrere. Allora cosa fai quando questo accade? Chiami un idraulico? Compri un prodotto chimico per sturare il tuo lavello? La maggior parte delle persone, probabilmente non sa che questi prodotti contengono sostanze nocive, che possono causare irritazioni alla pelle e problemi respiratori. Nel video di oggi ti mostreremo un'alternativa economica e naturale per sbloccare il lavello della tua cucina. Tutto ciò di cui avrai bisogno è acqua calda e sale. Versa mezza tazza di sale nello scarico del lavandino e aspetta che scenda. Quindi riscalda 2 litri d'acqua e spegni il fuoco non appena l'acqua inizia a bollire. Versare lentamente l'acqua nello scarico. L'acqua calda scioglierà il grasso accumulato nei tubi. Dopodiché, fai scorrere dell'altra acqua calda dal rubinetto. La consistenza ruvida del sale aiuterà a spostare il grasso residuo. Puoi anche sostituire il sale con il detersivo per piatti. In questo caso, fate bollire l'acqua come prima e aggiungete qualche cucchiaio di detersivo. Versa l'acqua saponata nello scarico proprio come prima. Il detersivo aiuterà a sciogliere il grasso, e le tue tubature torneranno come nuove. Se l'accumulo è causato da pezzi di cibo, l'opzione migliore è sbloccarlo manualmente. Hai altri suggerimenti per sbloccare gli scarichi dei lavelli? Raccontacelo nei commenti. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e commenta.